Carissimissimi amiche, carissimissimi amici, buongiorno, buongiorno dal vostro caro Giocherellone, il Giocherellone, avete capito bene, colui che come al solito ogni giorno vi porta titoli incredibili, titoli spettacolari. E che cosa vi faccio vedere oggi? Il mitico Alien Breed 2, praticamente Breed praticamente, l'horror continua praticamente in versione Commodore Amiga CD32, quindi voi sapete che c'è una collection per Amiga CD32 che comprende il primo Alien Breed in versione Special Edition e questo secondo praticamente, quindi questo secondo vengono aggiunti praticamente dei livelli al di fuori praticamente della stazione spaziale, ma poi vedremo anche i normali Alien Breed, quindi non vi preoccupate su questo piano ragazzi, il Commodore Amiga ce lo spulceremo piano piano tutto quanto. Guardate che bellissimo ovviamente immagini, ovviamente siamo nel 1993 quando la Team 17 che abbiamo analizzato anche ieri con il suo fantastico gioco di golf, certo passare da giochi tipo Alien Breed a Project X, Super Frog, Assassin al gioco di golf, sicuramente fortemente riduttivo. La Team 17 però al fine di sopravvivere si è dovuta purtroppo riadattare a un mercato e anche tendenzialmente a un team. Nella versione per CD32 al fine di giustificare praticamente l'acquisto del prodotto, voi sapete il Commodore Amiga CD32 è una console basata sull'architettura hardware del Commodore Amiga 500, al fine addirittura di riciclare il vecchio hardware e i vecchi giochi e la vecchia ovviamente struttura del Commodore Amiga 500. Il Commodore Amiga CD32, pensate un pochettino, invenduto, fu addirittura comprato da alcune società, da una società praticamente mi sembra americana, per essere poi dopo utilizzato all'interno dei cabinati. Pensate un pochettino, che dervire, mannaggia, era saltata la lave, sì, mi è saltata, non avevo mai visto i personaggi Metal Slug in un altro gioco, specialmente in un picchiaduro stupendo. Questo invece è bello, uno sparatutto, poi con grafica Amiga deve essere particolare. Allora, questo Alien Breed 2, avevamo visto già il primo Alien Breed e ti sto portando il secondo titolo che è contenuto nella collection, che poi in realtà puoi trovare anche a poco su eBay perché si vende a poco, di Alien Breed per Commodore Amiga CD32. Somiglia a Machine Hunter per PlayStation 1. Machine Hunter infatti tendenzialmente copia dal mitico Alien Breed, che però viene portato, anzi pensa un pochettino, anche in formato moderno con tutti e tre gli episodi rifatti. Alien Breed ha avuto anche un gioco tridimensionale che io ho già portato, pensa un pochettino, poi dopo cercando praticamente il titolo del gioco sul mio canale YouTube, caro Valerio Ketervir, puoi vedere anche titoli ovviamente del genere. Ovviamente gli alieni che in Doom, pigliamo Doom, praticamente sono spesso associati, accomunati praticamente ai vecchi mostri, ai vecchi demoni. Infatti praticamente in Doom puoi vedere, soprattutto negli ultimi Doom, il remake, reboot di Doom, e ovviamente che posso dirti il fantastico, il meraviglioso praticamente Doom Eternal, ancora più bello del remake del primo Doom che già è spettacolare, puoi vedere praticamente che questi demoni in realtà non sono altro che degli alieni che vengono addirittura da un altro piano dimensionale. Ma tendenzialmente in Doom il bello di Doom è questo, il fatto che poi i demoni che ovviamente nel Medioevo, nell'antichità, nei tempi antichi ovviamente si pensava esistessero attraverso un percorso di stampo che ti posso dire spirituale, non sono altro che alieni, quindi forme organiche realmente esistenti. È un'ottima sicuramente connessione per spiegare ovviamente i tanti ovviamente disegni, tanti riferimenti ovviamente a questi esseri alla fin fine organici, che siano esistiti o non essere esistiti, creati solo nella mente contorta di alcuni esseri umani, dalle paure degli umani, proprio da menti deviate degli esseri umani, ma che potevano essere anche esseri realmente viventi. Ed è sicuramente anche così, pensate un pochettino a tutte praticamente quegli animali che si sono estinti e che sicuramente hanno fatto parte, hanno ovviamente si sono presentati nell'arco ovviamente delle decine e decine di migliaia di anni, addirittura nei migliaia di anni anche ai tempi praticamente degli egizi. Alien Breed in realtà ha lo stesso Alien, gli stessi praticamente Doom praticamente porta con sé il fatto che quei demoni fossero in realtà dei veri e propri alieni, quindi delle forme di vita esistenti dalle fattezze per noi esseri umani mostruose, ma per loro ovviamente no. Va bene ragazzi,
se andiamoci a vedere questo mitico gioco, secondo episodio della serie normale di Alan Brand, che ebbe anche un forte reboot nell'epoca PlayStation 3, Xbox 360 e ovviamente del PC di quegli anni. I menu sono veramente molto belli, la vecchia Team 17, addirittura credit individuale, share, enemy tough o easy. Qui possiamo mettere addirittura il codice del livello, quindi pensate un pochettino, quindi per partire ovviamente dal livello. Ed eccolo qua, i mitici amici, praticamente guardate un pochettino, mettendo 0 abbiamo Ruffer 2, praticamente Stone, che sono ovviamente i mitici ragazzi, vedete Johnson, Charlotte, Statistic, Machine Gun, praticamente, quindi possiamo scegliere praticamente, come potete vedere, il caro ovviamente personaggio, pensate un pochettino, da vedere praticamente mettendo appunto un livello, il numero 0. Andiamo ovviamente adesso a giocare e vedere ovviamente che cosa abbiamo all'interno di questo seguito di Alan Brand The Horror Continua. Ovviamente nella versione, come vi ho detto, per Commodore Amiga CD32 furono inseriti, a parte al Team 17, di alcuni membri del Team 17, elementi ovviamente grafici aggiuntivi, addirittura livelli aggiuntivi, pensate un pochettino, quindi tutte queste cose che bene o male possiamo notare e vedere e apprezzare tendenzialmente giocando proprio a questo livello. Vedete ragazzi, abbiamo il mitico pistoletto, praticamente qui sopra abbiamo un tasto per vedere la mappa e un tasto anche tendenzialmente per andare, praticamente adesso vi faccio vedere, per andare ovviamente a addirittura a bloccare praticamente il gioco, pensate un pochino meglio, per mettere pausa. Quindi andiamo ovviamente, che cosa ho fatto ragazzi? Ho fatto delle cose un po' bruttarelle, dobbiamo dire, forse ho fatto un reset praticamente alla macchina. Sì, ho fatto un reset alla macchina, mi dovete scusare. Adesso vi farò vedere il gioco vero e proprio, ovviamente com'è. Ovviamente c'è questa parte che possiamo per fortuna saltare, perché poi dopo il CD32 era anche abbastanza veloce, ripeto. Possiamo quindi vederci la solita mappa, vedete un pochettino, ce ne andiamo qua, qui sopra, e dobbiamo raccogliere anche questi crediti. Siamo all'esterno ragazzi, all'esterno ovviamente la cosa migliore è sicuramente seguire, come potete vedere, il percorso. Stanno arrivando questi elicotterini, praticamente vedete qui ci pigliamo, che cosa è questa, una chiave di accesso. Mamma mia ragazzi, qui già è difficile, pensate un pochettino, già inizia a essere anche abbastanza difficile ovviamente il giochetto. Praticamente andiamo qui sopra e in realtà non possiamo andarci, quindi abbiamo praticamente questo, vedete ragazzi, questo percorso, vedete un'entrata praticamente da questa parte qua. Dobbiamo stare attenti perché questi elicotteri ovviamente arrivano da tutte le parti. Certo, è un gioco che sicuramente ci fa capire che sicuramente la difficoltà è anche aumentata molto. Amiga CD era un componente aggiuntivo come quello del Sega Amiga CD? No, Amiga CD era una vera e propria console, penso un pochettino, caro Valerio, che intervire, che in realtà appunto si veniva basata sull'hardware, era basato proprio sull'hardware della Amiga CD32. Fu la risposta praticamente della mitica Commodore a che cosa? All'arrivo delle console a 32 bit. Infatti fu chiamato Amiga CD32 proprio perché ovviamente la mitica Sony andava ovviamente a dire 32 bit di potenza, quindi grande ovviamente potenza, ovviamente rilasciata da che cosa? Da questo incredibile ovviamente sistema che era la mitica PlayStation, pensa un pochettino, la mitica grande PlayStation, che ovviamente ci permetteva un pochettino a tutti di avere addirittura, pensate un pochettino cari amici e care amiche, le console a casa, le console, i cabinati arcade a casa. Infatti basti vedere un altro fantastico clone di Alan Brand, che praticamente è stato loaded o è reloaded nella sua ovviamente versione anche molto 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 grottesca, dobbiamo dire la verità. Vedete ragazzi, dobbiamo forse premere qui sopra qualcosa, ma che cosa dobbiamo premere non lo so. Amiga CD, certo, l'amica, la grande Amiga CD, vedete ragazzi, dobbiamo, qui c'è praticamente un'inferriata, ma non abbiamo ancora capito dove andare. Abbiamo la nostra bella mappa, vedete che piano piano ovviamente ci permette di vedere delle cose, forse ci dobbiamo intrufolare da qualche altra parte, vedete ragazzi, veramente assurdo. Ovviamente questa parte qua, che ecco qua ragazzi, vedete, infatti in Alan Brand c'era stato fatto vedere anche nel tutorial, qui acchiappiamo mazziatore, ma non è un problema perché abbiamo capito che in realtà dobbiamo andare in quella piccola diciamo parte. Quindi veramente diciamo questi livelli esterni in realtà si aumentano, amplificano la potenza praticamente, le potenzialità del gioco sicuramente, ma in realtà non mi mettono direttamente nell'azione. Non vedo perché, diciamo, su questo ovviamente fu fortemente anche criticato quando uscì il gioco, sul fatto che ovviamente era un gioco che non ti calava immediatamente ragazzi nell'azione. Vedete ragazzi, dobbiamo andare praticamente sopra questo ponticello, perché è da qua proprio che andremo praticamente a riuscire praticamente ad entrare all'interno dell'area di gioco dove dobbiamo appunto entrare, dove dobbiamo
dobbiamo appunto andare. Abbiamo ovviamente delle risorse, vedete ragazzi, possiamo addirittura sparare mentre ci muoviamo, che poi tendenzialmente è la cosa migliore. Perché questo? Perché ragazzi, per addirittura una palla addosso, mamma mia che dolore veramente asteroidato. Vedete ragazzi, andiamo a prenderci ovviamente tutti questi oggetti e cerchiamo ovviamente, e vedete ragazzi, di entrare praticamente qui dentro. Non ce la facciamo perché questa parte praticamente è chiusa, praticamente non lo sappiamo ancora per quale motivo. Sì, ok, perfetto. Come si entra qua? Vedete ragazzi, è una cosa molto molto brutta, molto molto tristarella, dobbiamo dire la verità, che ovviamente vediamo, notiamo all'interno di Alien Breed. Forse da quest'altra parte qua ragazzi, le chiavi come si utilizzano ragazzi, le chiavi, forse premendo qualche altro tasto. Andiamocela a vedere un pochettino, anche perché abbiamo preso praticamente una chiave praticamente qui sopra, ma ovviamente non riusciamo ad entrare. Una cosa molto brutta, poco intuitivo veramente, ed è un peccato perché Alien Breed praticamente all'interno della mitica base è veramente qualcosa di spettacolare. Sì, ok, andiamo a piare tutti questi oggetti, ma se già ci uccidono ovviamente, come possiamo ovviamente iniziare a giocare? Molto molto triste questa parte qua, dobbiamo dire la verità, una parte tristariella, dobbiamo dire. Va bene signori, poi ovviamente il mitico Valerio, il Keterviro, ovviamente adora anche tante altre cose, come il mitico Starcraft, gioco veramente spettacolare che potremmo riportare in versione ovviamente in alta risoluzione. Ma dobbiamo dire la verità, io a breve, ripeto, farò delle wish list praticamente per tutti voi, per tutti coloro che ovviamente vogliono partecipare, vogliono collaborare a questa wish list. Vedete ragazzi, abbiamo la chiavetta. Questa chiavetta però dopo l'utilizziamo, oltretutto se avete notato è veramente molto difficile questa parte qua, è anche molto molto criticabile, devo dire, perché non si riesce a capire come entrare all'interno praticamente di queste basi, poco intuitivo. Per fare di più hanno fatto di meno, quindi ce lo proviamo ancora una volta. Vedete ragazzi, ho qualche difficoltà proprio ad entrare, vedete un pochettino, quindi cerchiamo ovviamente di aprire praticamente questa parte qua. Forse dopo dobbiamo vedere anche il demo, è la cosa ovviamente migliore da fare, è quella là. Vedete ragazzi, ci vengono addosso queste cose, ci uccidono, quindi no, sono fortemente ovviamente critico, vedete ragazzi, nei confronti ovviamente di queste situazioni. Nemmeno il tempo ovviamente di andare praticamente qui sopra, vedete ragazzi, ci arrivano tutte queste cose, e ovviamente addirittura quasi abbiamo finito praticamente di andare a giocare. Sì, ok, perfetto, è entrata uno, ma come ti apro se non posso ovviamente utilizzare la chiavetta, ragazzi? Questo ovviamente mi fa capire determinate cose, ragazzi, cose molto tristarielle, devo dire la verità, tristarielle, perché ovviamente devono essere anche fortemente diciamo evitate. Fammi entrare direttamente nella base, ma perché devi farmi distruggere da questi esseri? Vediamo, perché sono curioso ovviamente di vedere. A parte che ovviamente il gioco si può addirittura, pensate un pochettino, giocare in coppia, pensate un po', di vedere un attimo il demo. Voglio vedere un attimo il giocatore praticamente come gioca. Praticamente è una situazione un po' brutta. Sicuramente Alien Breed ha delle musiche eccezionali, Team 17, sicuramente un team che soprattutto nell'arco del tempo dell'Amiga 500 ha creato dei capolavori assurdi. Poi certo si è spostato anche un pochettino quando ha portato X2, che è il seguito di Project X, anche su Sony PlayStation, quindi sicuramente non è una casa che sicuramente non ha cercato di mettersi anche sul circuito console, con lo stesso Worms, che dove ovviamente hanno fatto anche parecchi soldini, dobbiamo dire la verità. Certo, direi che ovviamente poteva diciamo immettersi anche nel nuovo percorso ovviamente delle console a 32 bit, 128 bit come la mitica PlayStation 2, ma in realtà questa cosa non è stata fatta. Vediamoci ovviamente al demo, vedete ragazzi, prendono ovviamente questi elementi, perfetto, se ne va praticamente per questa parte qua, vediamo come riesce ad entrare, quindi, perché ovviamente questo demo forse ci fa capire anche determinate cose, quindi proprio evita praticamente sia meteoriti che ovviamente queste parti qua. Ok, perfetto, ha pigliato una chiavetta e poi dovrebbe entrare all'interno, non ovviamente sparare solamente all'esterno. Vediamo se ce lo fa vedere, altrimenti ragazzi io non l'ho capito ragazzi come si entra. Sì, ok, ho pigliato la cosa della chiavetta, ma poi che devo fare? Boh. Va bene signori, forse devo pigliare tutte e due le chiavette, facciamoci un'altra prova. Devo dire molto molto triste ovviamente questa parte qua, hanno messo questa inutile tendenzialmente sessione fatta per ovviamente allungare i tempi, ma non è veramente riuscita, anzi non mi permette nemmeno, pensate un pochettino, di giocare. Vedete ragazzi, piglio la chiavetta, forse devo pigliare tutte le chiavette, non lo so, pigliamo le chiavette e vediamo un attimo che cosa andare a fare, che cosa andare a compiere. E guardate qui sopra ragazzi, quindi veramente qualcosa di assurdo sotto questo piano qua, ce ne andiamo quindi da quest'altra parte, ecco qua, e vediamo
vediamo un pochettino, ragazzi, di immetterci anche in questo determinato percorso. È un percorso, ovviamente abbiamo pigliato queste chiavette, cerchiamo di entrare. No, ragazzi, qui non si entra. Ok, perfetto, tutto rosso, ma vedete, mi arrivano tutte queste cose qua. Ma male, brutta, brutta conversione, brutta, brutta conversione, troppo difficile, devo dire la verità, con queste cose che arrivano non mi permette nemmeno di iniziare a giocare. Questo ovviamente è una cosa molto brutta, devo dire la verità. Andiamoci praticamente per questa parte qua, cerchiamo di rientrare. Il vostro giocherellone si trova purtroppo in una forte, fortissima difficoltà tecnica, si potrebbe dire. Vedete addirittura questo buco, praticamente sì, ok, prendo questi elementi, però poi dopo, oltretutto i colpi sono contati, quindi la cosa migliore sarebbe proprio evitare praticamente cercare appunto di entrare, praticamente di sparare a raffica, ragazzi. Vedete, non mi fa entrare, triste, triste davvero, triste davvero. E quindi ovviamente il vostro caro amico, il giocherellone, purtroppo si trova adesso in queste situazioni dove viene proprio attaccato, distrutto da questi ovviamente elicotteri. Mamma mia, ragazzi, che brutta conversione. Perché fare una cosa così? Cioè, che cos'è? Guarda come si faceva, ma non apre la porta, è molto fatto a labirinto. Sì, ma poi dopo non mi apre la porta, come faccio? Va bene, Valerio, ovviamente una conversione fortemente criticabile. Giocheremo all'originale per Commodore Amiga 500, senza alcuna ombra di dubbio, perché ne vale sicuramente la pena. La versione CD32 non è, inspiegabilmente aggiungono un livello esterno, dei livelli esterni, per fare che cosa? Il male. No, no, non apre la porta, c'è un'altra strada, ho capito, tu dici c'è un'altra strada, ho capito, quale sarebbe l'altra strada? Vogliamo riprovare, forse il giocherellone ovviamente non ha trovato la strada. Adesso vediamo, caro Valerione, perché adesso mi ha messo la pulce nell'orecchio, sperando che tu me l'abbia messa solo nell'orecchio e non da qualche altra parte. Andiamola a vedere ovviamente insieme, vediamo un pochettino. Landing zone, quindi andiamo da queste parti qua, perfetto, e andiamo a vedere come riuscire ad entrare all'interno ovviamente di questa situazione. Vedi, addirittura neanche il tempo praticamente di arrivare, e già mi riempiono ovviamente di cose varie. Vedete, addirittura tendo a scivolare al di sopra praticamente di queste parti qua. Cerchiamo di capire, ragazzi, a questo punto forse il vostro amico, mamma mia, ragazzi, un elicottero in faccia, ma non puoi fare secondo me un gioco così, mamma mia, è difficilissimo, ragazzi, ma che cos'è questa cosa? Quindi veramente fortemente critico il vostro amico giocherellone nei confronti ovviamente di questo titolone. Quindi un titolone che sicuramente aveva delle grandissime, grandissime potenzialità. Vedete, dobbiamo vedere ogni tanto la mappa, però in realtà non mi permette appunto di entrare perché è tutto rosso. Forse devo premere qualcosa, prendo questi oggettini e poi ovviamente cerco qui sopra di entrare, ma non si entra. Ecco qua, poco sopra la landing zone 1 c'è uno stretto passaggio con una pietra. Andiamo a vedere. Valerione ha buttato il suo occhio fortemente, non solo critico, ma ovviamente occhio di falco, potremmo dire, vicino all'ending zone 1. Vediamo un pochettino se possiamo entrare praticamente all'interno di questa parte qua e vedere. Vedete uno stretto passaggio, lo stretto passaggio di Valerione, pensate un pochettino, forse nemmeno di qua, caro Valerio, dovevamo andare. Vediamo un pochettino lo stretto passaggio, dove l'hai visto lo stretto passaggio? Vediamo la mappa, io non vedo stretti passaggi, Valerione, forse dobbiamo salire sopra, a destra poco sopra. Andiamo all'ending zone 2 praticamente, vediamo se c'è uno stretto passaggio vicino alla pietrona praticamente. Mamma mia, ragazzi, ai, ai, ai. Ma come si può, ragazzi, fare un gioco così? Ma perché tristezza veramente, sono triste perché è un capolavoro nella versione Commodore Amiga. Poi tutto, guardate qui sopra, si scivola davvero. E beh, mamma mia, ragazzi, dove sta Valerione bello? Ecco qua, questo stretto passaggio sinistra sulla mappa, e sopra un cupolone grigio. Vediamo sulla mappa il cupolone grigio sopra quel stretto passaggio. Valerione, forse dobbiamo sparare a queste parti, non lo so, lo stretto passaggio, non lo so, in alto a sinistra, dove l'hai visto lo stretto passaggio? Ecco qua, io non so, almeno ho delle idee. Ah, lo stretto passaggio lì sotto, ecco qua, ho capito Valerione. Andiamo, ho capito già ovviamente Valerione che cosa diceva a questo punto. Uno dice, beh, grazie, te lo poco più sotto, ho capito Valerione. Andiamo a rigiocare, dobbiamo assolutamente cercare di capire, di infilarci all'interno dello stretto passaggio, perché Valerione giustamente vuole vedere, ma anche io voglio vedere ovviamente il seguito di Alan Braid nella sua tendenzialmente versione originale, con musiche veramente fantastiche e grandi, grandi divertimenti. Andiamo a vedere ovviamente il nostro landing zone, quindi vedete lo stretto passaggio sopra il cupolone. Andiamo a vedere sto cupolone, ci pigliamo anche la chiavetta praticamente da queste parti qua. In realtà non mi ci interessa, addirittura, mamma mia, nemmeno il tempo di essere toccato. Andiamocene praticamente nello stretto passaggio, ragazzi, e quindi cercheremo ovviamente. Eccolo qua, siamo arrivati praticamente in questa parte qua, in questo pontice, a mai dire una bomba praticamente da quest'altra parte qua. E Valerione aveva ragione sullo stretto passaggio, ragazzi, addirittura arrivano meteoriti dappertutto. E quindi grande Valerio che ovviamente ci ha salvato, ma tendenzialmente ha salvato anche lo scarting praticamente di questo mitico prodotto.
Perché ragazzi, perché stiamo entrando ovviamente nella base, quindi attenzione ovviamente a questa parte qua. E Valerio è grande, va grande, grande Valerio, dobbiamo dire la verità. L'avevo visto anche io, ovviamente adesso il giocatore non è parasedere, praticamente parasedere, vedete che dice l'avevo visto anche io, avevo visto, grazie Valerio, ovviamente, però l'avevo visto anche io. L'avevo visto, però non ci volevo entrare. E vabbè ragazzi, ovviamente qui stiamo anche andando e non dobbiamo nemmeno correre ragazzi, perché stiamo finalmente entrando all'interno del gioco. Mamma mia, mamma mia, mamma mia. Ed eccoci qua all'interno praticamente di questa strada, ovviamente appena entrati, lo xenomorfo, l'alienone praticamente, vediamo, quindi ci troviamo nel ground zero, nel livello 2, nemmeno il tempo ovviamente di entrare, guarda qui è tutto migliorato, ci sono nuovi alieni, hai capito bene caro Valerio, quindi stiamo ovviamente molto molto attenti, perché qui ovviamente appena apriamo praticamente, appena apriamo, o addirittura le torrette laser ragazzi, attenzione a questa parte qua, vedete un pochettino questa torretta laser, addirittura ovviamente degli elementi, ci sono, hanno aggiunto anche questi altri praticamente elementi, guarda un pochettino questi elementi, che vuoi fare, mi stai guardando, mi spari a me, perché mi identifichi come nuovo arrivato, forse come nuovo arrivato, vabbè ragazzi stiamo attenti, perché non questi qua addirittura mi sembra che addirittura vadano a sparare, vedete un pochettino, li riempiamo praticamente, abbiamo preso, che cos'è, una bomba praticamente ragazzi, avete visto c'era una bombolona praticamente a questa parte qua, abbiamo dei livelli oltretutto come potete vedere ragazzi, che possono essere ovviamente attivati solamente dal delle porte che possono ovviamente essere possono praticamente essere attivati solamente andando praticamente andando appunto praticamente solamente in una direzione, perfetto, tipo questa qua, quindi stiamo attenti anche quando passiamo, abbiamo un certo numero limitato, mamma mia ragazzi, vedete un pochettino, guardate questi mostri veramente assurdi, forse possiamo anche sparare a queste bombolone, veramente bellissimo, certo ci sono nuovi tipi di xenomorfi come potete vedere ragazzi, tra cui questi, mamma mia, questi qua veramente ci fanno male ragazzi, stanno venendo veramente a essere distrutti, è bello, il gioco ovviamente diventa veramente bellissimo una volta ovviamente entrati all'interno della base, ovviamente Italina. Ci sono xenomorfi più veloci, altri un pochettino più lenti, i classici di Paperino praticamente, potremmo dire la verità, vedete delle guardate la mappa com'è complessa ragazzi, molto molto bella, addirittura delle bombe, vedete un pochettino, sono d'allerta, la bottega di Jack si è finalmente iscritto a lui, grande Jack, salutiamo il grande, la bottega di Jack, veramente simpatico e carino, buongiorno caro bottegone, ecco qua, come stai per prima cosa, addirittura mi mandi un'immagine legata forse a venerdì 13, quindi forse potremmo inaugurare il tuo arrivo, il tuo grande arrivo sul canale del giocherellone, dove qui è il canale dell'amicizia, il canale del videoludo, il canale della filosofia, il canale stanco settimana 2, e mi dispiace caro Jack, parlaci anche di te, perché qui è un canale di amicizia, penso un pochettino, un canale di allegria, un canale di gioco, ma anche di riflessione, penso un pochettino, ciao Jack, ecco qua, e ti presento uno dei moderatori praticamente del canale praticamente del giocherellone, che è il mitico Valerione Ketervir, il nostro grande amico, parlaci un pochettino di te, dici un pochettino soprattutto quali sono i tuoi videogiochi preferiti praticamente, qui ovviamente stiamo facendo un passo praticamente nel passato, stiamo portando per Amiga CD32 il tuo gioco, meno male ogni tanto si trova un canale e a modo, ma ovvio, è normale, qui è il canale del giocherellone, il canale con più di 4500 video solamente su YouTube, pensa un pochettino, quindi vieni anche tu nel nostro mitico gruppo, nel canale dell'amicizia, della simpatia, dell'allegria, del gioco, è veramente un canale spettacolare, ma non perché lo tenga io, ma perché lo dicono gli altri, dove tu avrai anche il tuo ruolo, pensa che più sarai partecipe più potrai avere un grande ruolo sul canale del giocherellone, quindi essere divertirti non solo come ovviamente spettatore, ma proprio come partecipante, parlaci dei tuoi giochi preferiti, i videogiochi che se potrò ti porterò, parlaci anche dei tuoi interessi, anche io mi porto molti giochi retro, sono cresciuto tra cabinati e NES, quindi ti piacciono i cabinati arcade e ti piace Nintendo 8-bit, allora dopo per te non posso che sicuramente portarti il gioco di Splatterhouse per NES, per Nintendo 8-bit, che è un gioco molto carino, una versione ovviamente molto facile di Splatterhouse uscito per Nintendo 8-bit, non posso ovviamente portartelo, inaugurartelo, ma parlaci anche dei tuoi giochi preferiti, potremmo dedicare al mitico la bottega di Jack, praticamente di Jack lo squartatore o di Jack del caro Jack, ovviamente, che cosa ragazzi, anche fantastici
videogiochi, tutti i titoli forse per Nintendo 8-bit. Nintendo 8-bit, pensate un pochettino che ci dice, Game Boy, Mega Drive, ma Amiga 500, quindi grande amico, guarda qui, guarda il letame, praticamente un qualcosa di veramente assurdo. E quindi ovviamente amerai anche tutti quei videogiochi per Amiga 500 al caro Jack, quindi non possiamo che portare ovviamente i suoi giochetti preferiti, i giochi praticamente che ci ha detto legati a queste fantastiche console, quindi grandi grandi videogiochi che qui puoi riscoprire, ma addirittura scoprire. Ci sono dei titoli veramente unici praticamente per computer, per home computer e nonché per console, veramente qualcosa di incredibile. Adam Brad qui ovviamente lo stiamo giocando in versione Commodore Amiga CD32, che è ovviamente il recupero dell'architettura dell'Amiga CD32. Su che cosa, caro Jack? Addirittura era morfato, ragazzi, era morfato, avete visto? Guardate qui ragazzi, l'alieno morfato, quindi guardate, si trasforma, quindi assurdo. La bottega Jack usi un front end, in particolare vai con RetroArch. Vediamo un pochettino che cosa ci dirà praticamente il caro Jack. Praticamente i giochi preferiti, te ne cito alcuni. Giochi Amiga 500 li sto esplorando negli ultimi mesi, ho riscoperto un gran gioco delle mille miglia. Sì, bellissimo questi videogiochi, guarda come si morfano. E hai giocato ad Alien Storm? Se ti piace Alien Braid, ti consiglio anche Alien Storm, ha una meccanica molto differente. Tu sai che Alien Braid praticamente un clone di Gauntlet, praticamente no, il Mister FPGA. Ho capito. Va bene, quindi ti porterò ovviamente questi giochi, ma ti porterò anche giochi veramente fantastici, addirittura per Commodore 64. Hai capito bene perché questo, caro Jack? Perché tutto questo farò per farti divertire, per farti allietare, perché il giocatore non adora i videogiochi, ma non solo. Quello che ti posso consigliare, giusto per presentarmi anche io, per farti capire che qui è un canale a modo e come si deve, ti posso assicurare, ti posso invitare anche a iscriverti sul canale YouTube del Giocherellone, penso un pochettino, dove troverai veramente di tutto e di più, qualcosa di veramente spettacolare, come dicevano molte persone. Ovviamente penso un pochettino, quindi short simpatici, short dell'amicizia, short dell'affetto, veramente ci sono, c'è veramente di tutto e di più. E in più adesso lo giocavo in sala, bravissimo, infatti forse la versione migliore di Alien Storm è proprio quella per la sala giochi. È anche vero che la versione per Sega Mega Drive ha praticamente alcune aggiunte, dobbiamo dire la verità, ma lo stesso versione per Sega Master System è molto molto bella. Sul Commodore 64 ancora devo imparare a digerire che mi mette in difficoltà, certo, giochi molto difficili, senza alcuna ombra di dubbio. Ultimamente, pensa caro Jack, ho portato Thundercats per Commodore 64, che ha una colonna musicale, nonché una giocabilità veramente molto molto alta, che ho apprezzato. E quindi puoi vedere la vecchia live o su Twitch, ma meglio tendenzialmente su YouTube, dove tu puoi trovare i commenti di tutti gli amici anche appassionati di quel mitico computer, come il carissimo Eugenio. Tu dici, perché fai il cavallo? Hai qualche problema? No, perché Eugenio si pronuncia proprio così, caro bottega di Jack. Per Jack ovviamente, che ci ha mandato addirittura la prima faccina, la faccina praticamente, vedete tu cos'è, simile a Raspberry, vedi un pochettino, si chiede il mitico Ketervir, il mitico, ovviamente il mitico gioco praticamente di Splatterhouse in versione ovviamente comica, tendenzialmente fatta dalla vecchia Namco, quando la Bandai Namco si chiamava, pensa un pochettino, non Namco ma Namco addirittura. E quindi questo te lo dedicherò sicuramente, ma ti dedicherò anche dei titoli veramente fenomenali sul canale Giocherellone. Infatti non solo puoi trovare giochi stile praticamente retro gaming, ma anche giochi attuali, quindi veramente di tutto e di più, un archivio videoludico, la storia del videogioco moderno e passato. Quindi poi adoro i videogiochi, io penso da quando avevo 5 anni, mio padre comprò una svendita a quando avevo 5 anni un Commodore VIC-20 pagato pochissimo, con tantissime cartucce originali, cassette originali, perché il Commodore VIC-20 andava anche a cartucce, i manuali del Basic originali, che io pensavo fosse un videogioco, invece in realtà era il Basic, col quale potevi programmare e creare i tuoi programmini e creare addirittura dei tuoi videogiochi, quindi veramente qualcosa di assurdo. E quindi ai 5 anni il giocatore non ha avuto a che fare con l'informatica, con gli home computer, e non un'altra cosa. Poi Jack ovviamente casomai si parlerà col mitico Ketervir, che è il nostro musicista, pensa un pochettino, un musicista professionale, un ragazzo di Roma, non sappiamo la bottega di Jack ovviamente in che città si trova. Pensa che Ketervir è praticamente romano ma vive in Svizzera, io sono invece napoletano ma vivo in Valtellina, quindi veramente un canale tendenzialmente non solo multiregionale ma addirittura multietnico, veramente di tutto e di più, divertente. Toscana, provincia di Firenze. E allora, per te che sei un toscanaccio, dobbiamo sicuramente portare dei titoli fantastici e spettacolari, quindi non ti preoccupare caro Jack, e ti invito anche a fare una bella cosa, a venire sul canale
canale di Discord e di Telegram del Giocherellone, dove puoi trovare, bravissimo Jack, stai pensando, e stai pensando anche bene, stai pensando bene, perché veramente, veramente qui troverai qualcosa di incredibile. Pensa che sul canale di Discord e di Telegram del Giocherellone ci sono tutti gli amici, dopo mi scrivo a tutto, iscriviti a tutto e vieni anche tu, perché lo sapevo. Dici anche se vuoi, ovviamente, la tua età. Io il Giocherellone ha i suoi 45 anni, il Valerione Ketervir, tu dici perché lo chiami Valerione? Perché Ketervir si chiama Valerio, praticamente un po' pochettino un po' più giovane del Giocherellone, quindi se vuoi ovviamente dici anche la tua età, ecco qua, 40. Allora stiamo lì, allora caro Jack, qui ci divertiremo, perché sul canale del Giocherellone, pensa un pochettino, ti puoi veramente, puoi avere a che fare con persone fantastiche, non ci sono solo i ragazzi, ci sono anche le ragazze. Pensa un pochettino, a marzo 2024, 43 anni, perfetto, e pensa un pochettino che oltretutto hai praticamente un'età simile a Emily Thorn, che praticamente è la nostra ultima iscritta, che poi non sappiamo se sei fidanzato, se sei sposato, ovviamente, ultima iscritta in cerca di un uomo, quindi veramente, perché sul canale del Giocherellone non c'è solo il videogioco, c'è anche la rubrica dell'amore, pensa un pochettino, e c'è anche la rubrica esoterica, perché io, devi sapere, quando ero piccolo mio padre mi mise all'interno della mia stanzetta la storia delle scienze, e la prima scienza che si studia è l'astronomia, tendenzialmente la prima storia delle scienze è quella dell'astronomia, perché è la prima scienza creata dall'essere umano, e il Giocherellone, pensa, non solo ha studiato la vecchia astronomia, quindi la storia dell'astronomia, ma anche l'astrologia, e noi ogni tanto, pensa un pochettino, ogni tanto giochiamo anche con l'astrologia, infatti sul canale YouTube del Giocherellone, ma anche su Twitch, puoi trovare la lettura dei temi astrologici, che nella maggior parte forse tu non ci credi, dai, non lo pigliamo a gioco, ovviamente come un videogioco, penso un pochettino, e quindi ho fatto la lettura del tema Natale, che sapevo fare fin da piccolo, perché l'avevo studiato da piccolo, praticamente pensavo che fosse un gioco, cosa che poi tendenzialmente è, e mi ritorna questa, diciamo, signora, perché è una signora, sta cercando un compagno, penso un pochettino, quindi un compagno tendenzialmente anche in questo canale, quindi una situazione molto simpatica. Infatti ieri molte persone che hanno più o meno la nostra età l'hanno corteggiata e l'ave, quindi lei adesso sta scegliendo il suo pretendente, quindi pensa un pochettino che forse potresti anche tu essere praticamente un candidato, se ti volessi mai candidare, e in più pensa un pochettino che abita anche vicino a casa tua, tu sei di Firenze, lei, vabbè, non vicinissimo, lei praticamente è del Piemonte, quindi ovviamente un punto in più anche a te rispetto ovviamente al Leone di Rimini. Tu dici, ma chi è questo Leone di Rimini? È Alessandro Arcangeli, colui che andava per le sale giochi a Rimini, residente a Rimini, in pantaloncini corti, tutto quanto praticamente sblusato, in cerca di cabinati arcade da giocare, ma anche di che cosa, caro Jack, di che cosa? Di donne, capito bene? Pensa che un ragazzo, che ormai è un uomo, che ha avuto più di 1000 donne, capito bene? Più di 1000 donne, e che ovviamente quindi era assatanato tra pizza, Coca-Cola, videogiochi e femmine. Pensa un pochettino, lui la sua vita la viveva, capito bene? La viveva in maniera spensierata, da giovane si era fatto crescere questi capelli biondi che poi raccoglieva a codino, sempre praticamente, pensa, a donne non paganti, pensa un pochettino, ma a donne soprattutto turiste tedesche, turiste svizzere, che praticamente andavano a Rimini in vacanza, incontravano questo ragazzo, e se il ragazzo ovviamente si era sfogato, diceva no, devo andare a giocare a Final Fight, no, devo andare a giocare a Street Fighter 2 Hack, versione Rainbow Version, praticamente con l'hack cinese, praticamente, quindi diceva di no, ma se si doveva scaricare, allora per la turista era la fine, capito bene, perché la turista vedeva oltretutto pantaloncino senza slip sotto, pronto all'uso, questa è una mitica storia, poi imparerai a capire, a conoscere soprattutto Alessandro Arcangeli, che si chiama Ale Arca, pensa un pochettino, su Discord, dove potrei parlare con lui, ma potrei parlare con tutti noi, veramente qualcosa di incredibile e fenomenale. Vatti a vedere ovviamente il canale YouTube del Giocherellone, dove c'è il mega archivio, che dervici alla ricerca dei mitici bomboloni, il bombolone che ieri ti ho fatto vedere. E poi se ti piace la pizza napoletana, caro Jack, pensa un pochettino, come lo stesso Valerione ovviamente saprà, conoscerà, sul canale del Giocherellone ci sono non solo le ricette originali della pizza napoletana,
napoletana, ma anche le varianti, addirittura fatte con la farina di mais in spianatura e la farina di grano saraceno. Veramente qualcosa di assurdo. Va bene ragazzi, io direi che per Jack lo possiamo anche ovviamente lo possiamo festeggiare, perché sul canale del Giocherello, come ti ho detto, il canale della fratellanza, ogni nuovo iscritto fa praticamente le sue anche richieste, se vuole, e gli viene dedicato almeno un videogioco. Avete capito bene? Ah, volevo aprire e chiudere la parentesi ovviamente per Valerione, io mi sono procurato Commandos 1 e Commandos Beyond Enemy Lines data disc praticamente, quindi sia il primo che il secondo purtroppo si hanno dei problemi con le DirectX. Ho provato a seguire dei tutorial, ma purtroppo il problema persiste, quindi devo dirti la verità, Commandos 1 e 2 e il data disc, non il 2, e Commandos 1 e il data disc non riesco a portarteli, mi dispiace, però ti porterò dei titoli simili a Commandos, come il tuo ovviamente che conoscerai sicuramente, Desperados. Il mitico Jack dice: la pizza napoletana mangiata una volta a Napoli, buonissima. Ma la pizza napoletana puoi fartela anche a casa. Segui il giocherellone, vedi che cosa fa il giocherellone e te la fai a casa. La pizza napoletana a pochi euro, fatta con i prodotti che scegli tu, mettendoci quello che vuoi tu, con la spianatura che vuoi tu, lievitata come vuoi tu. Lievitata poco, lievitata tanta, vatti a vedere i video sul canale di YouTube. Ovviamente tu dici: giocherellone, ma se io voglio vedere tutti questi links come faccio? Box informazioni e vai nei links e vedi la bellezza. Comunque ragazzi, io adesso faccio proprio 2 minuti di pausa e voglio portare per Jack il titolo per lui praticamente. Dice che Tevir: wow, grazie, lo stesso del pensiero, io li comprai su Steam tempo fa, ma wow, Desperados 2 ci giocavo tantissimo, è riuscito con i Cirios come sorpresa nei cereali. Sì, pensa un pochettino, ma al di là di questo, beh, ovviamente altri tempi ovviamente. Pensa, caro Ketervir Valerio, che di Desperados ovviamente tu sai che è uscito 1, 2 e 3, ma sono usciti anche altri titoli in stile Commandos. Certo, Commandos fu una cosa spettacolare, il fatto di avere lo strategico in tempo reale, dove dovevi riflettere molto praticamente, quindi molto bello, dove si alternavano momenti di pausa riflessivi e momenti di azione immediata, quindi molto molto bello, ognuno, ogni personaggio tendenzialmente con i propri, con le proprie caratteristiche, sicuramente qualcosa di eccezionale. Sì, è uno spettacolo, poi la grafica è una grafica bidimensionale pre-renderizzata, con gli sfondi fatti in 3D esportati in bidimensionale, personaggi fatti in 3D, animati in 3D esportati come frame di animazioni bidimensionali, e ovviamente quindi poi dopo era un gioco tendenzialmente bidimensionale proprio come tecnologia, però le grafiche erano fatte in 3 dimensioni, quindi veramente qualcosa di bellissimo, di spettacolare, di meraviglioso. Che dirvi ragazzi, quindi io voglio dedicare ovviamente un gioco al carissimo ovviamente Jack, che mi ha detto, che mi ha mandato, mi ha fatto capire che sicuramente gli piace ovviamente Splatterhouse, e quindi dobbiamo portarti il gioco di Splatterhouse. Ma quale gioco di Splatterhouse? Ovviamente ragazzi, il gioco che lui tanto adora, ragazzi, che lui tanto adora, ovvero Wanpaku Graffiti, che forse avevo già forse portato. Se l'ho già portato, non glielo porterò, gli dedichiamo qualche altro gioco ovviamente legato forse allo stesso Splatterhouse. Vediamo un pochettino, non l'ho portato, quindi ragazzi sicuramente glielo dobbiamo portare. Infatti adesso il giocherellone non farà altro, tutto portare, pensate un pochettino, la versione, c'è anche una versione accata praticamente con Ash, che in realtà non voglio portare perché è un hack almeno per il momento, poi sicuramente in futuro lo porterò. Quindi ragazzi, preparatevi, perché sarà veramente qualcosa di spettacolare, perché il vostro giocherellone adesso vi porta quello che avete ben capito, il gioco per il mitico Jack, il nostro caro e nuovo amico, che ovviamente puoi fare, caro Jack, anche tutte le dovute ovviamente richieste direttamente, pensa un pochettino, non solo pubblicamente in live o sul canale di YouTube, ma anche privatamente, e a breve farò partire, pensa un pochettino, sul blog del giocherellone anche le wishlist personali, che voi potrete praticamente aggiornare voi, quindi sarà qualcosa di molto molto interessante, molto molto bello. Va bene signori, io ringrazio il mitico La Bottega di Jack per essere arrivato, saluto il grande Valerio
che Tervire, che buona pausa, allora più tardi, sì, tra pochi minuti praticamente vi faccio vedere un gioco horror, però di stampo super deformed, che andiamo a dedicare a Jack. E ovviamente per chi, buona pausa, sì, ma proprio due minuti Jack, non ti preoccupare. Quindi per chi non è iscritto, iscrivetevi, fate come Jack, se vi piacciono ovviamente i video del giocherellone, potete abbonarvi al fine di non vedere le pubblicità, soprattutto durante le live, potete donare se volete collaborare al canale giocherellone, e in più ci sono tutti gli altri social network, YouTube e Twitch, ma anche quelli che trovate nel box informazioni, dove addirittura Discord, Telegram, il blog, TikTok, potete parlare direttamente, anche direttamente con gli altri membri, quindi essere in prima linea nel gruppo del giocherellone. Ragazzi, grazie mille per la visione, due minuti pausa e portiamo il gioco per Jack. Ciao a tutti e a tutti dal vostro caro amico il giocherellone.